bà lê 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 Buongiorno a tutti e tutti gli ascoltatori di Radio Quarantena in questo 3 giugno 2021. Quella che avete appena sentito sarà stata sicuramente riconoscibile per la forma e sostanza di CSI. Bene, è da poche ore, diciamo così, passata la, la ricorrenza del 2 giugno dove si, si ricorda la festa della Repubblica. Bene, se la Repubblica, il, come dice la nostra Costituzione che è fondata sul lavoro, non possiamo iniziare questa mattina a ricordare un lavoratore che proprio nel giorno del 2 giugno giugno di tre anni fa perdeva, perdeva la vita e stiamo parlando di uh, Sumaya Sachio che è stato assassinato esattamente tre anni fa, si trattava di un lavoratore naturalmente, di un, di un bracciante, di un migrante che quindi ha subito su di sé tutte le, le sopraffazioni e le ingiustizie che purtroppo questo nostro mondo uh, offre è stato assassinato in, esattamente nella zona di, di San Ferdinando in Calabria precisamente nella zona del, in quello che era un terreno che veniva definito dell'ex la tranquilla nel paese di San Calogero dove il, semplicemente il Somalia si era recato insieme ad altri braccianti per cercare delle lamire per potersi costruire un riparo la, ebbene la, la sua colpa è stata quella di farsi trovare su questo terreno e dove ha incontrato questo, questo io lo, non lo definirei pazzo perché la follia a volte diventa un uh, diventa una un elemento per poter giustificare di questo, di, di questo uomo semplicemente furioso, eh, prepotente, che considerava di sua proprietà anche un terreno che era abbandonato, per cui ha pensato di avere il diritto di togliere, del, di, di sottrarre, di strappare la vita di un uomo che era appunto un semplicemente che stava semplicemente cercando un riparo per la sua eh, un riparo per la notte, insomma, una specie di abitazione che potesse permettere il giorno dopo, di poter, eh, di poter andare a lavorare. Ecco il nostro, come diciamo sempre, il nostro compito. Il nostro dovere principale è innanzitutto costruire memoria, far sì che tutte le vite che vengono sprecate durante, la, durante insomma, il, nel, nel corso del tempo nel nostro stato non vadano dimenticate e ci insegnino sempre qualcosa. Ecco, su Maria Saggio ci ricordava che oltre ad essere un lavoratore era un attivista, un sindacalista che si batteva per i diritti di tutti, è una, una persona che non dimenticheremo mai, il cui ricordo ci ricorderà sempre la feroce e la barbarie che dobbiamo assolutamente eliminare e costruiamo tutto questo proprio per cercare di avere un mondo, un mondo diverso. Sempre per continuare su questa, sulla questione della, dei lavoratori, partiamo con dei dati che ho ritrovato sul, sul giornale del, del mattino, proprio di ieri, ehm, che ci parlano di livelli di occupazione che sono arrivati a quelli di circa del, del 92, quindi parliamo di esattamente di eh, quasi 30 anni fa e la situazione sembrava non essere quasi per niente cambiata. Pare che il, nel 92 gli occupati fossero 6 milioni, con 6 milioni e 600 mila eh, nel mezzogiorno, quindi il, con un tasso. Di disoccupazione giovanile di circa il 44 44,8 e adesso nel 2002 siamo quasi arrivati agli stessi livelli, abbiamo 6 milioni di occupati e la disoccupazione, soprattutto tra gli, tra gli under 35, è più o meno: anzi, ha quasi superato lo stesso, la soglia di quel, di quel livello del, del 45,5%, di cui purtroppo. Uh, il 40%, sono, il 40 sono donne. Um, questo naturalmente è un divario che si, che si acuisce sempre di più, specialmente nelle regioni, del, nelle regioni del sud, dove il tasso di percentuale dei disoccupati naturalmente crea quel picco um, che poi aumenta la. Aumenta la, soglia, aumenta la soglia nazionale. Eh, nello stesso tempo, però, sono circa 850.000 le persone disoccupate che sono in cerca, eh, che sono in cerca di lavoro. Eh, ecco, questo dato naturalmente ci ricorda, ci ricorda che cosa? Che nonostante i grossi progressi che sono stati fatti, in realtà tutto il, il mondo del legislativo del lavoro che ha portato a una costante precarizzazione che doveva essere, diciamo, la panacea per poter creare maggiore occupazione. In realtà ha esattamente decostruito qualsiasi livello potenzialmente di di recupero di occupati e è che vediamo che con la distanza di 30 anni i numeri sono pressoché gli stessi anzi il tasso di disoccupazione si è se anche, in, se anche incentivato naturalmente perché dalle pagine del mattino venivano fatti questi, questi dati quindi il rapporto tra disoccupati tra i ricercanti lavoro tra quelli che vengono definiti NIT che ancora si trovano quindi in una situazione di stallo nonostante l'età uh, l'età adulta e la, e la situazione di disoccupazione perché poi naturalmente un altro articolo a questo corredato recita appunto quando la scorciatoia del reddito frena la ricerca di un contratto regolare perché come naturalmente penso avrete tutti quanti sentito cari ascoltatori e cari ascoltatrici eh, in questi giorni c'è un tantam che impazza di datori di lavoro, impresari che non riescono a trovare manodopera da impiegare nei propri, nel, nelle proprie strutture e soprattutto per quanto riguarda gli stagionali gli stagionali di cui la buona parte non rientra in quelle percentuali di disoccupazione perché sono tutta gente che non è registrata con contratti regolari quindi non, non naturalmente non essendo presente nella filiera della, della rintracciabilità non, non conteggiano neanche nella, in quella della disoccupazione che però sappiamo eh, la, aver investito particolarmente il settore della ristorazione e quello turistico, ebbene l, um, il tram tram che, di cui, che in questi giorni è stato particolarmente vivace quindi di questi, lavorati, di questi impresari che lamentano la scarsezza di manodopera, che non si riesce a trovare che la, la prima cosa che chiedono i lavoratori quante ore lavoreranno e per quale, e per quale paga beh ha naturalmente come contro risposta il fatto che il reddito di cittadinanza in realtà ha permesso a molti al, a, purtroppo nella loro visione messo in condizione di dover di dover rinunciare insomma di non presentarsi al di non rispondere a queste offerte di lavoro ma anche e soprattutto rispetto a contratti che sono molto piccoli quindi contratti stagionali che però in questo caso risentono di una stagione che ormai è effettivamente molto più ristretta che quelli di tre mesi mettono questi lavoratori in condizione di rifiutare i contratti ebbene noi forse l'abbiamo già detto su queste frequenze forse la ricchezza del, del reddito di cittadinanza è stata proprio questo è stato dimostrare è stato permettere ai lavoratori di non barattare una certa soglia di una, una certa soglia di vivibilità, cioè, oltre il, il, al pari della soglia del reddito di cittadinanza o al di sotto di quel reddito non si scende al lavoro, ma chi d'altronde lo farebbe andare a lavorare per la stessa cifra del reddito di cittadinanza? E molti lavoratori non scendono a lavorare nonostante i contratti diciamo così regolari che vengono offerti da questi impresari questi che adesso hanno riscoperto il lavoro, il valore del, del lavoro e chi perde il reddito di cittadinanza perde contratti così brevi, per dei mesi così brevi, rischiando quindi un po' di non riuscire più a, ri a rientrare nelle condizioni che permettono di accedere al reddito, beh questi lavoratori non scendono e non accettano, quindi se questo è un buono strumento per poter dire che serve ormai un salario minimo oltre il quale i datori di lavoro non possono neanche presenzare di bussare alle porte dei lavoratori, beh noi diciamo che questo strumento è stato assolutamente efficace, se questo strumento serve a dire che i contratti precari non permettono a una, al, alle persone di poter vivere degnamente ma di, semplicemente di poter sopravvivere a singhiozzo bene, allora noi diciamo che è stato uno strumento strumento efficace che permette quindi di disegnare un punto per delle battaglie più grandi su cui ormai non si può più arretrare e soprattutto che, che, che permette ai lavoratori di riscoprire una propria dignità oltre il quale, oltre il quale naturalmente c'è una storia di sopravvivenza che non può essere calpestata. Ebbene, anche questa soglia è stata rappresentata da questo, da questo reddito, per cui chiaramente indietro non si torna. E forse è il tempo di chiarire a queste persone che se vogliono cercare della manodopera che vada a produrre la ricchezza, vada a servire, quel, vada al, a servire ai ricchi il cibo che, il, che appunto i poveri producono, come si è permesso di dire il breatore, bene, allora che questo lavoro venga pagato adeguatamente o non troveranno più nessuno ad apparecchiargli le tavole. Um, le, chiudiamo questo, na, questo passaggio che naturalmente implicherebbe, una, implicherebbe un discorso molto, molto importante per cambiare pagina e per parlare di una questione per spostare l'attenzione sul, sul caso di, di Patrick Zacchi perché nuovamente c'è stata un'udienza un proprio l'altro giorno, anzi proprio ieri, se non mi sbaglio, 2 giugno l, l, rispetto ad un'udienza che c'è stata il, il primo e che ha portato ad un nuovo prolungamento della detenzione carceraria di altri. 45 giorni per Patrick Zacchi naturalmente senza che, questa, che questo prolungamento detentivo sia stato motivato in alcun, in alcun modo. Si è tenuta appunto un'udienza. E la caratteristica di quest'udienza è che ehm, questa volta non, non è stato permesso l'accesso all'udienza neanche a tutti gli ambasciatori dei paesi europei che solitamente, che solitamente partecipano e quindi è stata nella sostanza un'udienza a, a porte chiuse in cui è stata nuovamente rinnovata la detenzione forzata, la, la, un accadimento giudiziario assolutamente motivato nei confronti di Patrick Zaki e rispetto a cui naturalmente non abbiamo sentito sollevarsi una voce se non di quelli che ormai da tempo combattono a fianco del, a fianco del, giovane, studente, del al giovane studente egiziano ma diciamo per noi è assolutamente acquisito eh, nel, il bolognese acquisito. Eh, L'udienza naturalmente il, si, è una, si è tenuta in una sala di consultazioni ma senza rappresentanza come abbiamo, come abbiamo già detto e soprattutto la questione è che non c'è possibilità di capire le motivazioni che permettono di, di, di stabilire quali sia il criterio per cui la detenzione venga prolungata dal, 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 dai contatti che, il, che Amnesty International la, la, e, con, um, e che gli organizzatori della pagina Free Patrick hanno con la famiglia, però sembra che, nonostante Patrick risenta di una grossa sofferenza fisica e psichica, sembra però insomma essere una condizione di reazione per cui proietta un po' verso il futuro la, 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 una, una speranza di poter riuscire da questo, da questo inferno. Naturalmente, la, quello, che, la, quello che noi ci aspettiamo, visto il, il caso di Patrick, visto il caso di Giulia Regeni, è che il nostro stato prende delle posizioni forti. Forti nei confronti dell'Egitto, ma tutto ciò che le vediamo conseguire è semplicemente un silenzio che diventa complice con tutto ciò che viene fatto e perpetrato contro i nostri attivisti e contro i nostri cittadini un'ultima notizia a proposito di sopraffazione di ingiustizie e di illegalità che vengono perpetuate nei confronti dei nostri cittadini, ecco c'è proprio la, la settimana prossima il 7 giugno ci sarà una giornata di mobilitazione eh, per, per, la, per la questione delle carceri del, di, dei, morti, del, dei morti delle, carceri, delle dei carceri di Modena di che cosa stiamo parlando? Facciamo un piccolo eh, ripirgo magari per gli ascoltatori che non, hanno, non ci hanno mai sentito parlare di questa storia sulle nostre Frequenze o che si sono persi quanto è accaduto nel marzo del, dell'anno scorso. Eh, tra l'8 e il 9 marzo ci furono nel carcere di Modena delle proteste perché vennero vietate ehm, ai detenuti la possibilità di avere dei colloqui con i familiari e per questo quindi ci fu una grossa, eh, ci fu una grossa rivolta. In questa grossa rivolta, ehm, dove sono stati incendiati alcune parti del, del, degli, edifici, degli edifici carcerari, perdono la vita a 13 persone di cui 9 nel carcere di Modena ecco perché siamo qui a parlare e altri invece nel trasporto dal carcere di Modena rispetto ad altri istituti tra questi, uno del, tra questi appunto 9 morti sono all'interno delle carceri e dove, il, dove la, la versione che viene portata e che essendo la maggior parte di loro tutti ex tossicodipendenti o tossicodipendenti la morte è stata causata dall'eccesso di metadone e invece per quanto riguarda Piscitelli che è l'unico detenuto che è morto durante il trasporto del, dal, dal, carcere di, dal carcere di Modena, naturalmente, qui non si, non, non si capisce come, questa, come questo tipo di, um, di, di motivazione debba essere, debba essere giustificata. C'è da sempre il tentativo da parte della magistratura di uh, far passare insomma come, come, come sentenza il, uh, già, da, già tre mesi fa il procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio, assieme alla PM uh, De Santis, hanno provato a chiedere, hanno provato a, a cancellare questa storia, um, dicendo appunto che la, la questione era semplicemente legata all'abuso di metadone, all'eccesso di metadone, perché poi in realtà tutti i detenuti erano stati avevano ricevuto adeguata assistenza sanitaria, avevano ricevuto c'era stato un pronto intervento da parte delle, delle forze, sia delle forze dell'ordine che del personale sanitario per cui in realtà um, non, la, la morte non era legata ad alcun tipo di atteggiamento repressivo nei confronti, eh, nei confronti di queste persone um, naturalmente su c'è tutta un'altra narrazione di questa storia che viene narrata dai familiari delle persone che raccontano non soltanto di aver sentito delle telefonate in cui per, per ore si sentivano i propri familiari picchiati all'interno delle carceri ma anche dell'aver preso visione di ehm, di guardie carcerarie che uscivano dal carcere assolutamente pieni di sangue. Quindi diciamo che sì, che questa narrazione, è confermata da più e più persone che hanno anche testimoniato, che hanno anche denunciato all'interno all alle, alle forze dell'ordine, quello quanto avevano visto, non coincide assolutamente con il tentativo della magistratura di cancellare delle morti, che sono assolutamente un caso di, uh, di, di, di tortura. Che non, come, non ricordiamo dai tempi, come non ricordiamo dai tempi di Genova, insomma, almeno per, per quelli che sono i pochi ricordi che io ho di questa. Del, delle modalità repressive collettive eh, nella mia storia personale. Ed ecco anche per quanto riguarda Piscitelli, ci sono le testimonianze degli altri detenuti che hanno preso parola, che hanno voluto prendere parola su questa, sulla morte di quest'uomo che è avvenuto durante il trasporto. E quindi, proprio per questo, per cercare di evitare che questo, che questo tentativo vada a buon fine, è prevista per lunedì prossimo, 7 giugno, sotto il tribunale di Modena, um, un presidio per, per monitorare l'udienza che proverà a decidere o meno l'archivazione del fascicolo per quanto riguarda queste morti che sono avvenuti nel carcere, noi naturalmente monitoreremo questa situazione e eh, porteremo tutto il nostro supporto per quanto possibile affinché, an, an, affinché questo, questa, questa repressione gratuita sia assolutamente, non passi, come non, non passi inosservato come non deve passare inosservata la morte di Somalia Saco, insomma abbiamo gli occhi ben aperti su questa storia soprattutto perché non ci arrendiamo ad una narrazione che vuole, insomma, eh, nel, vuole incardinare la morte di otto persone così semplicemente nelle vicede della nel, tematica della droga e della tossicodipendenza come se non ci fosse alcuna responsabilità di gestione da parte delle forze dell'ordine e delle forze, dell forze carcerarie che ancora una volta hanno dimostrato tutta la loro brutalità. Um, con questo noi vi salutiamo per la nostra ultima notizia, naturalmente vi ricordiamo che anche questa puntata del caffè della mattina andrà in onda su Gemini Network, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici indifferita e naturalmente ci sentiamo oggi pomeriggio con le rubriche pomeridiane. Per oggi è tutto, vi auguriamo buona giornata e a presto!